personale della squadra mobile di Taranto nel giro di poche ore ha identificato e denunciato il pregiudicato tarantino di 45 anni ritenuto responsabile dell'aggressione ad un autista di un autobus di linea avvenuta la sera dello scorso 11 ottobre. L'uomo armato di coltello aveva tentato di colpire l'autista inserendo l'arma attraverso la feritoia del vetro protettivo, andato poi in frantumi. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti hanno riconosciuto l'aggressore e la sua compagna, già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali. Gli agenti hanno rintracciato i due nella loro abitazione in via Capio Celatro, recuperando inoltre il coltellino usato al momento dell'aggressione. L'uomo è stato denunciato, tra le altre cose risponderà di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentate lesioni e danneggiamento.